Tanto loro, questi autobus hanno sia un pantografo, ok, ma sia anche una ricarica lenta, tra virgolette, da 100 kW con cavo. Quindi direi che qui Milano si è, come dire, si è messo anche le mutande di latta, voglio dire, di ghisa, perché sicuramente questi mezzi possono essere alimentati in qualunque momento, in qualunque condizione. Come è messo il trasporto pesante nel mondo tra autobus e camion? Fonte Politecnico di Milano si vede che la Cina è quella che, come vi dicevo, nel mondo della mobilità elettrica, chiamiamola così, è sicuramente più avanti del resto del mondo. La stragrande maggioranza dei mezzi pesanti, tra virgolette, sono in Cina.